Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Innanzitutto vi vorrei augurare buona domenica e in secondo piano vi vorrei dire prima di tutto che farò i giochi che mi avete chiesto, come GTA 5, Battlefield 4 e adesso anche Piante contro Zombie che me l'avete chiesto. Le altre puntate, se non sbaglio, erano sulla Xbox 360. Questa volta l'ho preso anche per Xbox One perché mi è piaciuto veramente tanto il gioco e lo farò anche su Xbox One. E inoltre ho visto che c'è anche la modalità schermo condiviso per giocare insieme nella next gen. Questo mi fa veramente piacere. Ho ovviamente sbloccato qualche nuovo personaggio perché sono ripartito completamente da zero. Vi faccio vedere i personaggi che ho sbloccato. Se non sbaglio dovrebbe essere il girasole, che sarebbe il fiore ombroso, quello che ho sbloccato. Poi ho sbloccato un cactus, Electro Cactus, come volete vedere. E poi abbiamo sbloccato degli ingegneri. Abbiamo sbloccato, mi sa, nessuno. Scienziato biologo marino, che ovviamente non mi farà vedere subito, invece me lo fa vedere. E poi l'astronauta. Questi sono i miei personaggi sbloccati. Ragazzi, io direi di andare in multigiocatore. Andiamocene in Gnomba, che è una nuova modalità che non ho ancora provato, e cerchiamoci una bella partita. Eccoci ragazzi, in questa modalità, che è la Gnomba in Porto Mascalzone. Allora, andiamo con lo sparassemi, ovviamente. Ragazzi, prima di partire vi volevo far vedere uno dei miei regali di compleanno, che è il joystick di Titanfall. Opla! Ovviamente ingrandirò l'immagine per farvelo vedere. Spero che vi possa piacere, ma penso di sì. È uno dei giochi, forse è uno dei joystick più belli di Mario usciti. Quello che mi era piaciuto di più, forse, della 360 era quello di Halo 4. Che io ho preso anche la console limited edition, mi era veramente piaciuto tanto. Ovviamente abbiamo finito, abbiamo perso. Ne facciamo un'altra tranquilli ragazzi, perché... No, abbiamo perso, abbiamo vinto. No, perso. Ovviamente ragazzi, io entro in una partita già finita. Ho preso 750 punti senza fare un cazzo. E ovviamente adesso ripartiremo subito con la prossima. Vediamo se in questa partita andrà meglio. Ok, partiamo come zombie. Questa volta... prenderò il Fante perché forse è il migliore. Ok, sta anche iniziando, perfetto. Siamo... ma non saremo troppi. Ok. Ah, c'è la bomba lì. Qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare verso la bomba. E andiamo verso la bomba, va. Bello. Il tipo è venuto veloce, non fatto a me. Va bene. 14 minuti. Vediamo come funziona sta palida. Più che altro, perché non vorrei capire come funziona. I zombie hanno preso l'agnomo, ok. Oh, alleluia, è morto. Dai. Vieni zio, rianimati grande. Allora, dobbiamo andare a controllare la zona dove abbiamo messo la bomba. Ah, ok, è una specie di... cerca di distruggere più o meno, ragazzi. Vabbè. Ma è tre, grande. Mi gira solo il fiore ombroso. Vabbè. Anche così che non muoiono. Dove salti? Vabbè, oh, grandissimi, questi fagiolotti, porca troia, cipolla di merda, ma vaffanculo. Ok, però stiamo sempre detonando una... no, porca Eva, ma perché mi rianimi se c'è gli avversari dietro? 2-1-0, è la prima andata ragazzi, il primo gnomo è detonato. Allora... ecco. Oh cazzo! Merda! Non sono riuscito a saltare in tempo! Questo vorrei, ragazzi, la sparassemi col veleno, roba del genere. Sono veramente fortissime quelle piante. Comunque, questi ritmi penso che finiremo presto la partita, va. Cerchiamo di vincerla. Allora, andiamo innescato, quindi dobbiamo ritornare nel punto di prima. C'è ancora la cipolla volante. Il furgone di Davy che vola, grande. Olè!
Minchia, sei post... me l'hai messo proprio in mezzo ai coglioni. Ma vaffanculo, questo mi spara un colpetto. Ma che cazzo. Vabbè, poi ovviamente devo aspettare un anno. Ok, finalmente mi ha fatto rientrare. Allora, ok. Allora, vediamo se riusciamo a ucciderla. Vabbè. Oh, è rotto il cazzo, cipollina. Minchia, oh. Vabbè. Ok. Come ha fatto a prendermi, scusami? Do qualcosa a questo. Oh, gnomo. Dov'è il nostro gnomo? Dov'è il nostro gnomo? Il nostro gnomo, il nostro gnomo. Eccolo, disattiva, disattiva. Disinnesca, disinnesca, dai, dai. Ma vaffanculo. Dai. Ma dai, ma cosa mi combinate? Dai, c'è stato un punto, che palle. Ancora? Ah, un cactus. Vabbè. Allora, il prossimo punto dov'è? Scappa via, cazzo! Scappa via, va! Allora, c'è nessuno? Cipolla di merda, ancora tu! Drone cactus distrutto. Ragazzi, non so se notate le somiglianze da un cactus, ma vabbè. Lo scopriamo solo alla fine. E venite qui, però, dai. Dai! Oh, prendetevi quella cazzo di cosa. E non muore, vabbè. Oh. Bam! Beh, la bomba a fumo già non funziona più. Ma cosa? Un colpo! Un colpo! Ah, ma vaffanculo, va. È un casino, ragazzi. Abbiamo capito. Questa modalità è un casino. Allora, c'è ancora... Ok, questo qua sta trapanando il mondo. Allora, la bomba chi cazzo ce l'ha? Non ce l'abbiamo noi, quindi ce l'hanno gli avversari, giusto? Sì. Basta. Oh. Bam, scappa via, va. Perché le piante continuano a prendere gli gnomi? Ma porca troia. Guarda, sarei rimasto allibito se non fossi morto. Guarda, qua non, per fortuna non siete peggio dei camper di... Oh, cosa sono quei vasetti? Bam! Ma dai! Stronzo, vaffanculo! Vabbè. Ok, ok. Sono inculato, ormai ci buttano giù, ragazzi. Stiamo giocando veramente di merda. Io non so neanche dove si trovi lo gnomo ogni volta. Ok, due assist. Ok, ah, sempre assist. Oh, tu cipollina di merda, hai rotto il cazzo. Cos'è? Sei anche piuttosto resistente. Non me lo spara! Non me lo spara! Che cazzo, ogni volta! Dai! Che palle, perdiamo qui, perdiamo. Oh, speriamo che finisca... Ce lo disinnescano sempre. Perché spari quella cosa? Dov'è lo gnomo?
Dai, ma che cazzo, ma l'ho reso 50.000 volte. Dai, ma quante cazzo di kill fanno questi stronzi? Uff, non fa giocare così però, dai, che palle. Ok, i zombie hanno preso la bomba. Adesso distruggiamo questo cazzo di giardino avversario. Bam! Niente! Ma fanculo! Ah, guarda! Vai, 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 continua! Magia del mistero, cazzo! Porca troia! Nascosto, però mi uccidono. Va bene così. Col cazzo che ti porti della bomba stronzo. Questo mi spara bombe di merda. Cazzo di vomito. Oh, guarda, guarda, se non muori. Oh. Dai. Oh. Dai, aiuta. Ma fai cagare, ti fai anche ammazzare. Ma che cazzo, perdiamo anche la partita. Che compagni di merda, ma porca troia. Solo io mi trovo sempre compagni di merda. Va, va, va. Non mi spara neanche la bomba, ragazzi. Questo vi fa capire il livello. Dai, me le spari le bombe. Porca troia, ma vaffanculo. E abbiamo anche perso, che cazzo. Affanculo, grazie al cazzo. Abbiamo compagni di merda, non fanno niente. Vabbè ragazzi, abbiamo fatti 2835 punti, che sono veramente una miseria. Però vabbè, questa è la modalità che ovviamente non giocherò mai più, visto che la sto provando insieme a voi ed è veramente orribile. Se non avete una squadra con voi, con uno dove parlate eccetera, non penso che la vincerete mai, a meno che non vi trovate uno squadrone veramente cazzuto. Boh, non lo so, è veramente difficile come modalità comunque. Una specie di cerca e distrugge alla fine, perché bisogna detonare, solo che si può anche eliminare la detonazione e quindi non far esplodere il punto. Comunque sia ragazzi, spero che la puntata su Piante contro Zombie Garden Warfare vi sia piaciuta. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, lasciare un bel mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. E noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga.